fondamentale, perché se parliamo di video e futuro non possiamo prescindere che il futuro lo costruiranno questi ragazzi, e hanno dato dimostrazione oggi presentando 17 istituti, dei progetti veramente di grande qualità, che loro ci sono, hanno voglia, hanno le idee chiare, sono sul pezzo e stanno capendo come il futuro potrà cambiare questo territorio. L'importante poi è che poi anche tutto il sistema che sta intorno al sistema della formazione, quindi scuole superiori, università, professionale, recepisca questi stimoli e pensi veramente a progettare un futuro per il nostro territorio. Si tratta di progetti importanti che i ragazzi hanno portato avanti immaginando il futuro durante l'anno scolastico passato. Continueremo in questa direzione e credo che abbiamo da apprendere da quanti ragazzi hanno fatto, di quella che è la loro voglia di futuro, la loro capacità anche di mettere in piedi progetti interessanti. Con alcuni dei ragazzi ho già parlato e abbiamo provveduto a dare gambe ad alcuni di questi progetti. Credo che continueremo in questa direzione e che cercheremo di potenziare la rete di rapporti tra le scuole, gli enti di ricerca, i parchi scientifici e tecnologici, in maniera tale di far diventare realtà quelli che sono i progetti più interessanti che sono stati presentati oggi.